Girati auto, andiamo Osiris, vai su. Mamma mia ragazzi, l'auto ha tenuto. Ciao a tutti ragazzi, qua Dexter, oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online e siamo ritornati con nuove gare con la rampa. Abbiamo la nostra Osiris, qui c'è lo start e il finish al contrario. Non so, forse adesso ci sbatterò. Cioè per forza ragazzi, ma che cazzo di punto troll è? Partiamo subito a sinistra, le auto ci sbattono. Boh, forse no ragazzi, non lo so, proprio al limite. Checkpoint mancato, probabilmente buggatissimo. Vediamo di tornare indietro se possiamo. Sì, stanno tornando tutti, adesso dovrebbe essere sbuggato. Infatti ce l'abbiamo, via via via, partiamo. Via dal macello. Che cazzo, mi spingono con il lag come al solito. E ripartiamo subito Osiris, cioè la mia auto è distrutta. Auto da milioni di dollari, devastata così. Cerchiamo di continuare questa gara, questo inizio epico. Vai 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 vai, siamo dietro a uno ragazzi. Gli stiamo proprio dietro, undicesima posizione per noi. Attenzione qui, che cazzo, era saltato uno. Qualcuno ha colpito un palo ragazzi, un semaforo ed è volato in aria. Poi ovviamente io ho colpito i resti del semaforo. Ovviamente, ovviamente. Allora andiamo a destra. Oh merda, mi sono ragazzi accorto dopo della curva. Andiamo dai. Allora qui abbiamo bancarella della frutta piazzata in aria. Veramente fantastico. Dai, inseriamoci. Oh merda ragazzi, qui inizia tutto. Ma che cazzo fa quello? Cioè, voleva superare due. Non lo so ragazzi, vabbè, ricompariamo. Perché qui mi sa che mi serve abbastanza velocità. Quindi meglio ricomparire. No, veramente assurdo. Quello voleva superare me, l'altro giocatore nell'erba. Veramente inspiegabile. Allora, vediamo un po' se riesco a stare dietro questo qui. Così da prendere anche un po' di scia. Però non troppo, perché altrimenti andiamo a farci fottere. Vai, segui la guida. Andiamo Osiris. Ho colpito quello ragazzi. Perfetto, quello ragazzi è volato via, esplosa addirittura. Oh merda, che devo fare? Wall ride. Girati auto, andiamo Osiris, vai su. Mamma mia ragazzi, l'auto ha tenuto. Checkpoint preso, ce l'abbiamo fatta. No, pensavo andasse giù, invece no, comunque rampa fantastica. Un po' strano, un po' diversa rispetto alle altre. Perché poi c'era quel wall ride improvviso. Qui c'è subito il secondo giro. Eh sì ragazzi, sì, secondo giro per noi. Andiamo, voliamo. E questa volta però se incontro quello di prima, cazzo, lo butto fuori proprio senza pietà. Veramente. Allora vediamo un po', forse è questo qui ragazzi. Dovrebbe essere lui. Dovrebbe essere lui, e boom, via. Vai a farti fottere bastardo, non spingermi. Mamma mia ragazzi, adesso quello andrà più veloce di prima per spingere. Mi sicuro. Comunque noi cerchiamo di scappare con la nostra Osiris. Non ha posizione. Allora la rampa era abbastanza semplice, quindi non credo che gli altri possano sbagliare. Di conseguenza recuperare posizioni sarà veramente molto complicato. Vai vai vai, voliamo. Voliamo che ci stanno recuperando. Allora, qui ci sono le bancarelle, sta per iniziare tutto. Ecco qui, dai che ci siamo. Oh merda, mi stanno recuperando dietro. No vabbè, ormai non ce la fanno più. Ormai non ce la fanno più. Andiamo Osiris, vai con la guida, gira lì alla perfezione, perfetto ragazzi. Mamma mia, c'era un giro lì. No, epico. Epico ragazzi, siamo in quinta posizione. Praticamente quella rampa lì, quella piattaforma, faceva fare un super giro per poi arrivare al wall ride in maniera epica. Io all'inizio non c'era arrivato così, però comunque sia, ce l'avevo fatta lo stesso. Terzo ed ultimo giro, muoviamoci. Vai, quinta posizione, forse un piccolo recupero ragazzi potrebbe esserci, però davanti a me non c'è nessuno, quindi non lo so, veramente molto difficile. Forse adesso davanti a me ragazzi ci sono i primissimi giocatori, non ne ho idea, però ecco, infatti il primo ha concluso adesso. La prima posizione era fottutamente impossibile ragazzi. Vai vai vai, andiamo andiamo andiamo, super Osiris, perfetto, segui lì il tutto. No ragazzi, troppo bella. Troppo bella, veramente rampa super mega epica. Giriamo qui l'auto alla perfezione. Siamo passati in quarta posizione. Vai, prendi il checkpoint qui. Adesso manca l'ultimo e dovremmo semplicemente concludere. Ecco qui ragazzi, il traguardo. No, quello ragazzi ha frenato all'ultimo. Abbiamo concluso in terza. Vabbè, vabbè, come se avessimo concluso in quarto ovviamente. Non so se alcuni di voi l'abbiano visto ragazzi, ma questa qui è una delle mie nuove magliette. C'è la scritta DEG. Vi sto dicendo questa cosa appunto perché magari qualcuno tramite il video me l'avrebbe scritto nei commenti, perché l'avrebbe vista. Sì ragazzi, una delle mie nuove magliette che però al momento non vendo. Quindi in vendita trovate soltanto le mie primissime magliette che insomma vi ho fatto vedere circa un anno fa. Quindi quelle si possono acquistare ancora. Queste qui insomma al momento non sono in vendita. Volevo dirvelo, dato che magari qualcuno l'avrebbe vista e me l'avrebbe chiesto. Che dire, spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo fatto una gara che mi è piaciuta veramente tantissimo. Qui è Dexta, lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video.